grazie di aver aderito a questo invito. Io devo appunto sottolineare l'importanza della rivista che viene presentata in cartaceo e che voi sapete proseguirà online. È una grande opportunità che viene offerta a tutti noi, dal momento che l'apprezzamento della produzione scientifica è riferita a quelle produzioni che sono depositate in monografia o comunque che hanno un circuito internazionale di conoscenza, e il qualificato è internazionale, il comitato scientifico che lo supporta pone indubbiamente le condizioni perché questa diffusione ci sia. Ma io voglio limitare questo mio intervento ad un ringraziamento al direttore del Dipartimento, al professor Feli, di avere voluto con determinazione la creazione di questo strumento, al professor Patinti che ha legato a questa iniziativa la conclusione di una presenza quotidiana. Naturalmente i rapporti con lui continueranno, il professor Patinti proprio con questo anno accademico va in pensione e quindi ha così concluso la quotidiana presenza, ripeto, ma ha garantito comunque un rapporto con questo Ateneo nel quale ha a lungo operato e per il quale ha dedicato ogni suo sforzo. Noi gli siamo grati e lo ringraziamo anche per l'ultimo lavoro al quale ha concorso. Ma voglio associare a questo anche un particolare ringraziamento al dottor Lamanna. Il dottor Lamanna, come voi sapete, è un nostro collega che specificatamente opera in questo settore, che ha sostenuto molte iniziative, una professionalità altamente qualificata nell'ambito della comunicazione e veramente anche in altri ambiti, ma specificatamente in questo ambito della comunicazione e delle relazioni a questa collegate. Quindi un lavoro importante che nasce dal concorso di molti, che ha creato le condizioni perché la WQR possa oggi valutare tutte le produzioni scientifiche. In realtà purtroppo la precedente valutazione della WQR aveva portato ad una penalizzazione, dal momento che la produzione scientifica di alcuni nostri colleghi non aveva avuto la possibilità di essere pubblicata e di essere conosciuta dalla comunità scientifica internazionale. Oggi queste condizioni sono state create e soprattutto per questo che in questa sede voglio sottolineare l'importanza di questa iniziativa. La parola al direttore, professor Feli. Oh, grazie. Grazie rettore, veramente è veramente un piacere essere qui stasera oggi presentando queste cose, parlando un pochino del Dipartimento in maniera meno burocratica, diciamo la verità, perché io sono reduce stamattina da una riunione del Consiglio del Dipartimento e di solito in questi casi mi ci vuole sempre un po' di tempo per tornare tra i lidi, ecco, insomma, per così dire. Quindi piano piano, ecco, questo ci fa piacere. Ci fa piacere perché vi devo fare una piccola digressione autobiografica e anche istituzionale. Come sapete forse, io mi ricordo che un anno fa, io ero da poco diventato direttore del Dipartimento, ringrazio anzi i colleghi che mi avevano dato la loro fiducia, e parlando di varie cose e anche tra l'altro di alcuni programmi che io pensavo di poter mettere in atto, io promisi di lì a poco di fare almeno due cose, poi ne abbiamo fatte anche altre. Una è la rivista del Dipartimento, due dell'University Press del Dipartimento ed altro. Ora, mi dispiace dirlo perché sembra una forma di autoincensamento che, come sapete, del mio è del tutto estraneo, quasi del tutto. Insomma, esageriamo, insomma, una cosa di modesta e una cosa di umiltà. Io sono abituato a promettere solo ciò che ragionevolmente ritengo di poter mantenere. È una cosa che ormai faccio da anni e mi sono trovato bene, quindi è sempre meglio dirle le cose prima.
E allora oggi noi presentiamo, guarda caso, la rivista del Dipartimento, e stamattina in Consiglio di Dipartimento abbiamo approvato all'unanimità la creazione della University Press del Dipartimento. È una cosa che non me ne viene niente, diciamo la verità, però fa piacere per molte cose. Fa piacere perché questa è un'università nella quale io non sono nato, quindi non lo faccio, non è la mia alma mater, come si diceva una volta. È un'università in cui sono venuto e sono rimasto perché mi faceva piacere rimanerci, perché ho trovato persone come quelle che sono qui oggi. E fa piacere perché si creano delle cose che hanno un futuro. E, è bello, insomma, è una cosa utile. È un dipartimento si qualifica per molte cose, prima di tutte, naturalmente, la presenza del dipartimento e in esso delle persone che ci insegnano e degli studenti che ci studiano. Però si qualifica anche per una serie di adempimenti esterni. Cioè un dipartimento si deve riconoscere, deve presentare se stesso, deve avere una voce, altrimenti si rimane tutto legato a una serie di piccole sciocche cosette che si sbriciolano nei giornaletti locali, insomma. E devo dire la verità, essendo io anche non perugino, non leggo, però intanto capita. Diceva adesso anche accennato il rito. Questa rivista quindi è nata e accidenti, eccola, e fa piacere. Ora, questa volta, proprio per essere corposamente evidenti e visibili, l'abbiamo anche stampata su carta. Si può fare. Naturalmente sarà online, che non è il futuro, è il presente. È il presente. Così come è il presente e sarà naturalmente anche questa pubblicata online, la University Press del Dipartimento. C'è un'altra piccola aggiunta che voi vedete qui, perché non ci siamo, una volta che siamo partiti, non ci ferma più nessuno, e esce anche un volume Linguaggi, Comunicazione e Marketing, di cui questa è la copertina. Quindi è una cosa che si è fatta, come molte altre, da diciamo un anno e mezzo a questa parte. E questo mi fa veramente piacere e credo faccia piacere anche all'amico rettore, che insomma ci diamo da fare. Naturalmente le cose non si fanno da soli, non c'è niente da fare, altrimenti diventano vizi solitari. E invece questo no, è qualcosa di diverso, è stata un'orgia. Oggi sono un po', perché ho avuto una depressione durante il consiglio del Dipartimento, bisogna riferire un po' su. Guarda, sto scherzando. Allora, bene. Siccome non si fanno da soli, io devo ringraziare alcune persone, molte persone. Innanzitutto le persone che sono qui, presenti con i loro saggi nella rivista. Mi fa veramente un gran piacere. Se scorrete l'indice vedete che molti sono di questa università, ma non tutti, perché questa non è una rivista provinciale. È una rivista che va online, si legge dall'Australia alla Terra del Fuoco, alla Svezia, voglio dire, insomma, gratis ovviamente. Quindi anche in Etiopia, se proprio uno, insomma, mi riferisco al nostro eccezionale dottorando che frequenta quelle zone così, un po' desolate, sa perché. Scherzo. E quindi è una rivista che ci presenta al mondo, direi. Guardate, i collaboratori sono anche stranieri. Guardate, il comitato scientifico è fatto di persone di grandissimo valore di varie università straniere, come si deve fare, perché altrimenti siamo una cosa provinciale. Quindi io ringrazio fondamentalmente, subito, tutti quelli che hanno partecipato con i loro saggi a questa rivista e tutti quelli che poi verranno in futuro e ci daranno i loro contributi, che saranno pubblicati, eccetera, eccetera. Ma soprattutto ringrazio alcune persone, il rettore in primo luogo, che ci ha dato fiducia, e poi una persona che è qui seduta accanto a noi, che è Antonio Batinti, che tra un po' avrà la parola. Nel suo studio, diciamo dire, specie di antro, ormai non ci c'entra neanche più, è nato questo testo, questa rivista, è nato lì. E quindi grazie al professor Batinti, che si è dato moltissimo da fare per questo e anche per altre cose nel corso. E ringrazio poi naturalmente il dottor Antonello Lamanna, senza il quale veramente questa rivista non sarebbe uscita. Sono grato a lui
l'impegno che ci ha messo, sono grato anche per aver sopportato la finte per tutti questi anni, che non lo sapevo, hanno vissuto praticamente mori uxorio, diciamo così, in questa stanzanza, lavorando sempre. Questo fa veramente molto piacere. Quindi grazie al dottor Lamanna, che è stato veramente prezioso ed insostituibile, lo dico anche per il futuro. Poi grazie a chi ha realizzato la grafica, il nostro bravissimo collega amministrativo Antonello Belli si è dato molto da fare, è quello che, tanto per dire, fa tutte le locandine della nostra università, che sono molto carine, non si trovano altrove, solo fanno zizzazz anche con la stampante, a rivederci, no, lui si è messo lì, ha creato questa cosa che è veramente, veramente molto interessante. Ecco, queste cose vanno dette. Noi siamo una università viva, vivace, importante, che si dota da oggi di uno strumento basilare, che è quello appunto della rivista internazionale, di una University Press e poi eventualmente anche di una serie di libri che vengono pubblicati collateralmente e che hanno naturalmente la funzione che dicevo prima e anche la veste, diciamo, interdisciplinare che è tipica di questa università e che noi vogliamo ovviamente mantenere. Quindi studi storici, studi letterari, studi musicologici, studi linguistici ovviamente e così via. Quindi grazie veramente a tutti. Io non dovrei, anzi non dico assolutamente niente altro, se non il fatto che è motivo, secondo me, di ragionevole orgoglio essere arrivati oggi a fare questo, a presentare questo. Perché, come ripeto, le cose che quando si vogliono fare si fanno. Naturalmente bisogna trovare le persone giuste, però siccome le persone giuste qui ci sono, allora le abbiamo fatte. C'è poi tanta gente che ha collaborato a questa rivista. Voglio ringraziare in maniera particolare i dottorandi del nostro, che fanno capo, insomma, in qualche maniera del nostro dipartimento, perché tutto ciò che qui è stato stampato è stato prima vagliato, corretto, rivisto, e corrette le bozze. Non è sempre facile rincorrere le persone e quindi loro hanno lavorato moltissimo, molti sono qui e veramente grazie, grazie anche a loro che sono stati insostituibili. Grazie a tutto il personale, sia del amministrativo del dipartimento, ma anche naturalmente dell'università, che ovviamente è importante e anch'esso insostituibile, e grazie a voi per essere qui stasera. Di nuovo, per l'ennesima volta, grazie. Ho la fortuna di parlare per terzo, per cui a me poche parole, posso correre anche il rischio di ripetere tante cose, però vorrei partire invece dicendo che il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. Non è mia la frase così bella, ma è di un presidente degli Stati Uniti. E proprio perché voglio proiettare il tutto verso il futuro. Io l'ho considerato e lo considero un sogno. L'ho sempre desiderato. Non sono mai riuscito a dare il mio piccolo e modesto contributo in modo tale che gli altri lo potessero accogliere. La colpa è stata mia, però ho avuto la fortuna, alla fine della mia carriera universitaria, di vedere realizzato questo sogno. È il sogno di rendere visibile la nostra istituzione per la magnificenza che ha. Scusate la mia vena retorica, ma io sono vissuto qui per 40 anni. Sono venuto giovanissimo, ed ero molto emozionato perché è un ambiente straordinario, a parte l'aspetto architettonico, urbanistico, appena si esce si incontrano testimonianze che fanno rabbrividire, perché si comincia da un arco etrusco del V secolo a.C. e ci si proietta nel periodo medievale rinascimentale. Io ho provato sempre grande emozione, ma l'ho trovata anche in tutti gli studenti di 160 lingue che io ho incontrato e che mi hanno aperto gli occhi, mi hanno fatto vedere la loro realtà con i loro occhi, con le loro perplessità. E non ho parole per ringraziare chi per la prima volta, ma soprattutto anche coloro che sono succeduti e
soprattutto gli ultimi, che mi hanno permesso di vivere in questo straordinario ambiente, dove ho potuto maturare e sviluppare la mia curiosità, anche la mia operosità, e ho ricevuto da tutti, nessuno escluso, stimoli, contrarietà, ma è normale, è troppo, si vive, ognuno ha la propria formazione, ha il proprio carattere, ha i propri obiettivi, naturalmente si vive attraverso le contrarietà e anche le sofferenze. Io ho sofferto anche, però secondo me le soddisfazioni che ho avuto sono molto superiori alle modeste sofferenze che ho dovuto sopportare. E per questo io lo considero un grande sogno. Per me comincia oggi, il sogno si proietta e si realizza nel futuro. E la rivista anche si presenta bene, scusate, è logico, ma si presenta bene sul piano grafico e anche della composizione. Ma se io guardo i contenuti, anche perché sono libero, posso parlare tranquillamente senza piaggeria, anche perché non ho nessun tornaconto diretto e indiretto, è una rivista straordinaria, a parte la numerosità delle pagine, che sono 150, ma la varietà dei contributi, cioè la nostra immagine, la nostra visibilità di università e di città di Perugia viene arricchita, perché lavorano in questo ambiente in modo diretto, indiretto, vicino o lontano, queste persone che sono riuscite a dare i loro contributi arricchendo le prospettive di analisi, le varietà metodologiche. E la prima parte è straordinaria perché raccoglie i più significativi contributi che sono stati presentati anche in un convegno internazionale sui laghi, che c'è stato circa 2 o 3 mesi fa, ed è stata una sessione straordinaria di incontro scientifico e anche diplomatico e umano straordinario. E i laghi sono un tesoro del pianeta, e noi siamo riusciti nella rivista a approfittare di queste sinergie e di in qualche modo richiamare l'attenzione della nostra dimensione internazionale. Cioè, quando ci muoviamo, noi abbiamo sempre una fortuna, è quella di essere costretti a rivolgerci a persone le più diverse, con le esigenze più diverse, che si avvicinano a noi e ci costringono a non dormire, anche se qualche volta purtroppo il nostro sonno potrebbe essere stato troppo a lungo covato. Qualche volta ci siamo forse addormentati, però siamo stati subito risvegliati da questi incontri. Ecco, ma non sto descrivendo tutti i contenuti, ma sul piano emotivo mi sento un po' attratto nel citare alcuni argomenti straordinari, ma viene rivisto anche la nostra università che si rivolge agli stranieri, e allora c'è un ripensamento sul piano metodologico, anche sul piano delle proposte didattiche in questa rivista, ma i nostri studenti non sono più quelli tradizionali, oltre quelli tradizionali ci sono i cosiddetti migranti, che sono categorie, sono uomini, sono persone diverse, a parte le categorie dei nostri studenti tradizionali. Ecco, ci sono argomenti interessantissimi, perché la rivista è divisa in 3 temi, i temi che sono interessanti, che ci costringono a vedere la nostra realtà da prospettive pluridisciplinari, ma anche con approcci metodologici diversi. Ecco, la prima parte, visioni interdisciplinari, già il tema è introdotto da questo titolo accattivante, ma in realtà poi la lettura ci conforta e ci dice che il titolo forse è quello adatto per aiutarci a entrare in questi temi così straordinari e complessi. Laboratori della comunicazione linguistica è dove troviamo anche i contributi di persone che sono lontano, ma che sono vicine a noi, perché sono nostri colleghi che vivono e operano in altre università, ma che sono in comunione con noi, in quanto noi teniamo conto della loro presenza e della nostra
cioè dialoghiamo, cioè la rivista è uno strumento per dialogare, per ripensare, per progettare e per lanciarci nel futuro, perché è questo che ci richiede la nostra funzione e la nostra istituzione. La terza parte è strategie pratiche delle culture contemporanee, dove si un arricchimento delle prospettive di analisi della nostra realtà e dove vengono affrontati temi che sono attuali nel mondo contemporaneo come quelli dell'economia, della politica. Ecco, recensioni e comunicazioni, anche un'altra parte della rivista. La rivista è fatta, ma sicuramente sarà migliorata dal contributo di tutti noi, perché è aperta a tutti e dovrà essere giorno per giorno, noi avremo il tempo di migliorarla, perché non ci accontentiamo del bello, vogliamo sempre il più bello. Ecco, ma bello non solo in senso estetico, ma un bello che in qualche modo ci faccia riconquistare l'armonia con noi stessi, con gli altri e con la natura, che in qualche modo è così ricca di spunti intorno a noi, e così la cultura che è così rappresentata in modo significativo. E ora devo, dopo questa chiacchierata di tipo emotivo e anche un po' qualche volta di tipo retorico, devo necessariamente ringraziare, a parte che l'ho già fatto con le due persone presenti, direttore e direttore, che in qualche modo hanno permesso che questo mio sogno, ma non è mio sogno solo, io l'ho detto mio, ma è il sogno di tutti, si potesse avverare, proiettare verso la realizzazione del futuro. Ma ringrazio tutti, ve l'ho detto prima, perché in qualche modo tutti sono coinvolti e tutti hanno contribuito alla realizzazione della rivista, anche esprimendo contrarietà o disinteresse, perché hanno costretto chi aveva dei sogni a goderne o a renderli concreti. E in qualche modo è una sinergia. E però mi corre l'obbligo, e prima è stata citata la frequenza con Antonello, perché noi abbiamo la fortuna in quella stanza di incontrare tanta gente, un posto di mare, perché abbiamo piazzato strumenti accattivanti, computer, sopra computer, cioè DVD, CD, cioè insomma roba che attira probabilmente, che permette di aggiungere agli strumenti che già abbiamo, quelli tradizionali, questi nuovi strumenti che non vanno a sostituire, ma vanno a essere strumenti che permettono di incidere sulla realtà in modo più articolato, complesso ed efficace. Noi non rifiutiamo gli strumenti tradizionali, dobbiamo esaltare, perché ci consentono di usare meglio gli strumenti cosiddetti delle risorse elettroniche e digitali. Ecco, allora un grande ringraziamento va a tutti, ma in particolare ad Antonello, perché senza di lui veramente, perché io ho avuto la fortuna e sfortuna di ammalarmi, e negli ultimi due mesi l'ho lasciato solo, ha dovuto sopportare anche la fatica che avrei dovuto sostenere, e per cui ha dovuto lavorare di giorno, di notte, per telefono, tantissime volte durante il giorno, io da lontano ho cercato, ma lui ha subito molto bene la mia funzione, anzi, mi ha superato, ma era quello che desideravo. Se devo lasciare qualcuno, devo lasciare amici efficienti che sanno costruire, che sanno fare meglio di chi ha sognato. Grazie. Posso aggiungere soltanto questo, che gli ultimi due mesi che tu citavi sono stati i suoi più felici. No, non è vero, a parte scherzi, volevo soltanto precisare che io compaio come direttore scientifico della rivista, ma non perché volessi aggiungere però al mio cursus honorum anche questo, ma semplicemente perché sono il direttore del dipartimento. Un domani, che non lo sarò più, chi mi subentrerà, chiunque sia, diventerà lui il direttore della rivista, insomma, come è ovvio e naturale che sia, visto che il dipartimento è per l'appunto il luogo in cui si fa ricerca, e questa è una delle cose che
escono da questa fucina, vero? Il professor Battinti era emozionato e ha parlato di soli, sembrava cioè, era un via di mezzo tra il Papa e Obama, insomma, però insomma, il suo genere è stato molto, molto efficace. È stato divertente anche farlo, magari per Antonello la mano un po' meno, ma però per noi è stato divertente. Lo continueremo a fare, ringrazio di nuovo tutti, ma ripeto in particolare anche i dottorandi che si sono dati veramente molto da fare, perché questo è un luogo dove ci sono molte persone che lavorano. Molte persone che lavorano anche proprio tra i dottorandi, che si occupano non soltanto della propria insomma, tesi o della propria ricerca, ovviamente molto importante, ma si occupano anche di altro, cioè fanno parte di questo corpus, per così dire, che è il nostro dipartimento. Quindi grazie, io do di nuovo la parola al rettore e vi ringrazio tutti e naturalmente domani credo ci saremo ancora, domani nel senso non proprio domani che è venerdì, non esageriamo, insomma, domani siete liberi martedì, però perché appunto può annunciare al rettore per una cosa simpatica alla quale non mancheremo. Bene, grazie, grazie ancora a tutti e l'appuntamento, come diceva il direttore, è per martedì alle 12 qui per uno scambio degli auguri e un brindisi. Grazie, buona serata.